Ricetta numero 349, pasticcio di maccheroni. I cuochi di Romagna sono generalmente molto abili per questo piatto complicatissimo e costoso, ma eccellente se viene fatto dovere, il che non è tanto facile. In quei paesi questo è il piatto che si imbandisce nel carnevale, durante il quale si può dire non sia vi pranzo o cena che non cominci con esso, facendolo servire il più delle volte per minestra. Ho conosciuto un famoso mangiatore nordromagnolo che, giunto una sera non aspettato fra una brigata di amici, mentre essa stava con bramosia per dar sotto a un pasticcio per 12 persone che faceva bella mostra di sé sulla tavola, esclamò: «Come? Per tante persone un pasticcio che appena basterebbe per me?» «Ebbene», gli fu risposto, «se voi ve lo mangiate tutto, noi ve lo pagheremo». Il brav'uomo non intese a sordo e, messosi subito all'opera, lo finì per intero. Allora tutti quelli della brigata, tale spettacolo strabiliando, dissero: «Costui per certo stanotte schianta». Fortunatamente non fu nulla di serio, però il corpo gli si era gonfiato in modo che la pelle tirava come quella di un tamburo, smaniava, si contorceva, nicchiava forte, come se avesse da partorire. Ma accorse un uomo armato di un mattarello e, manovrandolo sul paziente a guisa di chi lavora la cioccolata, gli sgonfiò il ventre, nel quale chissà poi quanti altri pasticci sarebbero entrati. Questi grandi mangiatori e i parassiti non sono a tempi nostri così comuni come nell'antichità, a mio credere, per due ragioni. L'una, che la costituzione dei corpi umani sia affievolita, l'altra che certi piaceri morali, quali sono un portato della civiltà, subentrano ai piaceri dei sensi. A mio giudizio, i maccheroni che meglio si prestano per questa pietanza sono quelli lunghi all'uso napoletano, di pasta sopraffine a pareti grossi e foro stretto, perché reggono molto alla cottura e succhiano più condimento. Eccovi le dosi di un pasticcio all'uso di Romagna per 12 persone, che voi potrete modificare a piacere, poiché in tutti i modi un pasticcio vi riuscirà sempre. Maccheroni grammi 350, parmigiano grammi 170, animelle grammi 150, burro grammi 60, tartufi grammi 70, prosciutto grasso e magro grammi 30, un pugnello di funghi secchi, le rigaglie di 3 o 4 polli e i loro ventrigli, i quali possono pure anche servire se li scattivate dai tenerumi. Se avete oltre a ciò creste, fagioli e uova annonnate, meglio che mai. Odore di noce moscata. Tutto questo gran condimento non vi spaventi, poiché esso sparirà sotto alla pasta frolla. Imbiancate i maccheroni, ossia date loro mezza cottura nell'acqua salata, levateli, asciutti e passateli nel sugo numero 4. E lì, a leggerissimo calore, lasciateli ritirare il sugo stesso, finché siano cotti. Frattanto avrete fatto una balsamella a metà dose del numero 137 e tirato a cottura le rigaglie col burro, sale e una presina di pepe, annaffiandole col sugo. Tagliate le medesime e le animelle a pezzetti grossi, quanto una piccola noce, e dopo cotte aggiungete il prosciutto a piccole strisce, i tartufi a fettine sottili, i funghi fatti prima rinvenire nell'acqua calda e qualche presa di noce moscata, mescolando ogni cosa assieme. La pasta frolla suppongo l'abbiate già pronta, avendo essa bisogno di qualche ora di riposo. Per questa servitevi della intera dose del numero 589, ricetta A, dandole odore con la scorza di limone. Ed ora che avrete preparato ogni cosa, cominciate ad incassare il vostro pasticcio, il che si può fare in due modi. Io, però, mi attengo a quello praticato in Romagna, ove si usano piatti di rame fatti appositamente e bene stagnati. Prendetene dunque uno di grandezza proporzionata ed ungetelo tutto col burro. Sgrondate i maccheroni dal sugo superfluo e distendete un primo suolo che condirete con parmigiano grattato, con pezzetti di burro sparsi qua e là e con qualche cucchiaiata di balsamella e rigaglie. Ripetete la stessa operazione finché avrete roba, colmando nel piatto. Tirate ora, prima col mattarello liscio, poi con quello rigato, una sfoglia di pasta frolla, grossa uno scudo, e coprite con essa i maccheroni fino alla base. Poi tiratene due strisce larghe due dita e con le medesime, formanti una croce attraverso, rinforzate la copritura. Cingetelo all'intorno con una fasciatura larga quanto gli orli del piatto e se avete gusto per gli ornamenti, fatene tanti quanti ne entrano con la pasta che vi rimane, non dimenticando di guarnire la cima con un bel fiocco.
Dorate l'intera superficie con rosso d'uovo, mandate il pasticcio in forno e in mancanza di questo cuocetelo in casa nel forno da campagna. Infine, imbanditelo caldo a chi sta col desiderio di farne una buona satolla. Io sono Marco Formenti.